maestro Michele Spadoni. Michele, lei è insegnante al Conservatorio di Foggia, una passione quella della musica che l'accompagna da sempre. Da quando esattamente ha capito che la musica faceva parte della sua vita? Io ho iniziato a studiare musica all'età di 11 anni, dalla prima media, poi a 15 anni, 14 anni sono entrato in conservatorio, ho finito il mio percorso del conservatorio, ho iniziato a fare le supplenze, la mia prima supplenza è stata a Messina, in Sicilia, nel lontano 91, e poi piano piano sono entrato in ruolo in conservatorio e adesso ormai sono più di 20 anni che sono al conservatorio di Foggia. Ad oggi è direttore della banda Musicando di Colle al Metauro. Sì, nel territorio sono sempre dato da fare perché è comunque la mia passione e quindi abbiamo cercato di formare questo gruppo nel 91. Da quanti componenti era formata allora? Siamo partiti nel 91, eravamo 15 componenti scarsi e grazie alla scuola di musica, del corso Conoscendo, del corso bandistico qui del comune, alla quella volta del comune di Saltara, adesso di Colle al Metauro, quindi più di 30 anni che c'è questa bellissima scuola di musica, sono avvicinati tanti ragazzi e tanti adulti e adesso piano piano siamo arrivati da 15 a circa 40 elementi. La Mickey Mouse invece? Dal 2016 è nato quest'altro gruppo che io avevo sempre in cuore di formare, proprio per dar spazio ai ragazzi ancora più giovani di esibirsi, da 10 fino a 18 anni, e ho creato questo gruppo che si chiama Mickey Mouse Junior Band. Mickey Mouse sta per Mickey, che sarei io, Michele, e anche perché il primo brano che abbiamo studiato con la Mickey Mouse è stato proprio Mickey Mouse, anche del cartone animato. Sicuramente il ruolo del direttore d'orchestra è un ruolo affascinante. Quali sono i compiti del direttore? Secondo me il direttore deve avere tre peculiarità. La prima, essere comunque un discreto musicista per poter scegliere ogni volta brani nuovi per fare i concerti. Secondo, avere la concentrazione dei ragazzi, quindi avere un certo carisma in modo che i ragazzi, quando il maestro sale sul podio, veramente lo guardano, capiscono dallo sguardo del maestro cosa vuole, cosa in quel momento interpretare la musica. E terza, una grande passione, una grande anima, perché comunque stare con tante persone da 10 anni a 70 anni, fare lavorare insieme non è facile, quindi ci vuole un gran cuore, una grande anima, in modo che poi anche tutte le difficoltà si superano tranquillamente. Lei ogni volta che sale sul palco si emoziona come se fosse sempre la prima volta. Quello che faccio lo faccio perché mi piace, quindi lo faccio proprio a livello gratuito, a livello proprio perché ho nell'anima, nella passione, quindi ecco, la banda è creata nel 91 grazie all'amministrazione comunale, però io mi emoziono perché ecco, ci credo. C'è un'esperienza che si ricorda in modo particolare? Ogni volta è un'esperienza bella, ma la più fresca che mi ricordo è stato il concerto del 1° luglio al Palazzo del Balì, che abbiamo inaugurato la settimana della cultura di Colle al Metauro, dove in questo concerto hanno debuttato ben 11 ragazzi nella junior band, 11 ragazzi dai 12 ai 14 anni. E 11 ragazzi è un numero che io in 30 anni non ho mai avuto un debutto così, diciamo, corposo. Che cosa si sente di dire ad un giovane che intraprende la carriera musicale? La musica aiuta anche a star bene, a vivere bene, quindi secondo me, come lo sport, la musica va imparata, va studiata, va fatta. Poi, diciamo, nella musica, almeno all'inizio, c'è meno rivalità, meno concorrenza. Se non lo sport, comunque bisogna arrivare primi, alla musica no. Come diceva Enzo Bosso, la musica va fatta insieme, quindi è un momento anche di aggregazione, di stare con gli altri, di avvicinarsi, di capire anche gli altri, quindi è una cosa bella.